Io seguo con grande assiduità. Fermi che c'è il demone. Beh, immagino, immagino. C'è il demone, fermi. Questo è la sua materia. C'è il demone. Ciao ragazzi, Longoni mi ha detto che quando c'è lui riesco a chiamare. No, ma che c'entra? Lascia perdere il demone. No, decido, no, decido io, se tu chiami decido io quando... No, secondo me è Ramelli in realtà che ti ostracizza, sei demone. Sono un po' depresso. Ora che sono ragazzi, non me ne frega niente. Voglio... diventa interessante. Stai zitto un attimo, dai, fatemi sentire. Io mi chiedo una cosa: perché Parenzo deve sempre fare il superiore su tutti e tutti? Bravo, demone, bravo. No, no, su tutti, dipende. No, ma perché è uno stronzo? Dipende se tu consideri uno a livello di Mauro D'Amato, lo tratti come tale. Ma va benissimo, è simpatico. Ma io posso capire che c'è cioè ci sono i casi limite, ma non è che siamo tutti Mauro D'Amato, vai, Parenzo. Esatto. No, non tutti. No, vabbè, demone, allora non ho capito, demone, non ho capito bene com'è la situazione. Ti ho chiamato perché sono un po' depresso, volevo passare un po' di tempo, ok? Sì, vabbè, quello è abbastanza, giusto, abbastanza corretto questa il cosa. Il servizio qua. Pubblico della zanzara. Scusami, sì, demone. Poi volevo parlare del Covid comunque, beh, sì, perché è il tema del giorno. Giusto, parli con Gottardo, ma avete la stessa demone, formazione. Tu esci da casa oppure no? Questa è la cosa fondamentale. Esci. No, io esco per fare le cose essenziali, logico, non esco neanche io. Come in questo periodo, come fai il tuo approvvigionamento se ancora fai uso di sostanze stupefacenti? Come fai ad approvvigionarti? Questo è anche interessante. Questo è quando ne approfitto, quando vado a fare la spesa. Lo vedi? Lo spaccino. Ti dai appuntamento in fila al supermercato. Cosa hai comprato ultimamente al supermercato e poi dallo spaccino, demone? Supermercato, ho preso la carne, altra roba. Sì, però demone, posso dirti una cosa? No, ma lascia perdere lo spacciatore, sono affari suoi quello che ha preso lo spacciatore, esatto, no, non stiamo qui a fare la delazione. Il problema è un altro, Luca. Caro demone, che Luca, tra l'altro, la questione è molto semplice. Il caso del demone ci fa capire come ci siano tante persone in questo momento che normalmente fanno uso di sostanze stupefacenti e che naturalmente cercano le strade, quelle che hanno a disposizione, no? In questo caso il demone, quando va a fare la spesa, associa le due cose. Possiamo dire così, demone? Sì, esatto, faccio un passo qua, un passo là, mentre vado a fare la spesa, capito? Eh sì, ho capito. Ma benissimo, però questo dimostra che cosa, ragazzi? Dimostra che alla fine, prima ti consentivano di farlo praticamente in maniera libera, e adesso, hai delle costrizioni, meglio legalizzare a questo punto. Però, il caso però, del demone, Giuseppe, è abbastanza significativo. Come siamo di tanti la radio altri. Della Confindustria, dai. La radio della Confindustria, dobbiamo fare anche un po' di alfabetizzazione economica. La droga è aumentata o diminuita di qualità e di prezzo con il Covid-19? Demone, che dici? Ma guarda, secondo me è diminuita di qualità, però c'è qualcuno che c'ha sempre le cose abbastanza pregianza. Diciamo se non è mutata la cosa, diciamo che... E i prezzi? Prezzi sono identici più o meno, cioè non ti fanno più lo sconto dei 5 euro, però... Cioè il mercato è immutato, significa che sostanzialmente si vende... un po' irrigidito, però. Però si vende la stessa quantità, praticamente, se i prezzi altrimenti calerebbero. Però diciamo c'è gente che se ne approfitta, dice... c'è nemmeno in giro e ti dà la manitolo o altra roba che una manitolo? Volta che cos'è manitolo? La manite, quella roba lì, dai. Manitolo. Vabbè, quindi per la stessa qualità di principio attivo meno, cioè, hai un prezzo più alto di fatto. Se vuoi comprarti la stessa cocaina di prima devi spendere un po' di più. Cocaina, adesso non entriamo nel dettaglio. Ci sono anche dei personaggi che ce l'hanno buona, te la danno. Ma gli spacciatori ce l'hanno la mascherina oppure no? Ma che mascherina? No, non ce l'hanno. Non ce l'hanno. Scusami, demone, che idea ti sei fatto di questo Covid? Però bravo, voglio capire. Infatti. Cioè, voglio allora, dire, tu che sei, uno che ha che usa le sostanze chimiche, no? Che sei una specie di piccolo chimico. Lo psiconauta. Che già io fumando quello che fumo. Sono debole di polmoni, per dire. Appunto, no? Non dovresti rischiare troppo con gli spacciatori privi di mascherina. Ma comunque un altro discorso. Che idea ti sei fatto tu, caro demone? Ma mi sono fatto l'idea che questo virus sarà il virus finale, anche se all'inizio sembrava una cosa come innocente. Come virus finale? Cioè che crepiamo tutti, non ho capito, virus finale. Sì, magari in 50 anni, 100 anni, ma questo virus... Ho capito, è importante, vi ho chiamato proprio per questo. Cioè la fine del mondo è vicina, dici tu. No, del mondo no, dell'umanità sì. Vabbè, ho capito, secondo me, dell'umanità. Poi magari mi sbaglio. Ma ho capito, d'altra parte, il demone lo dice da parecchio tempo nelle sue visioni. Sì, a proposito, ma la CIA... La gente
gente sta pagando con il sangue, effettivamente. Esatto, quando diceva la gente di pagare, un mese dopo è uscito sto virus. Cioè io sento le cose prima perché percepisco l'odio, percepisco le cose, sono collegato con le piante, con capito? Le piante. Certo. Cioè io magari mi mangio la bistecca, ok? Cerco di prendere la carne buona, tra l'altro, con animali rispettati fino all'ultimo giorno. Però, okay, non, ecco, però comunque sono collegato con la natura. Quindi no, ma si capisce, va a vedere che capisce, magari un giorno mi sveglierò e ci sarà tutta la, tutto il mondo morto e io sarò da solo sul mondo. No, l'ultimo uomo sulla terra. Come, come nel romanzo Io sono leggenda. Scusami, Demone, però per Demone, sono comunque un atipico dell'area 51. Ma i tuoi contatti antichi, non so se, se li hai rinnovati con agenti del con chi era, col Pentagono, con chi era? Ma CIA. CIA, Pentagono, Area 51, diciamo i miei contatti, guarda, praticamente se, se loro arrivano a casa mia, mi drogano, mi prelevano, mi portano in qualche posto. Come hanno drogano, non c'è bisogno. Drogano, non c'è bisogno perché mi pare che faccia già lei da solo. Ma non con droghe normali, diciamo i miei contatti sono... sono più che altro telematici, no? Telematici, che rispondono, che dicono, loro, sono allarmati, sono allarmati pure loro. Sono preoccupati. Ma guarda, ma del Covid non gliel'ho neanche parlato, cioè, ma poi non rispondono neanche spesso, cioè dipende, dipende un po' dal fatto. Diciamo, io c'ho il numero dell'FBI di Roma, per dire, FBI, ma non è che li chiamo per parlare del Covid. Non sapevo che ci fosse l'FBI a Roma, però. Sì, c'è l'FBI a Roma, te lo passo il numero, te lo scrivo. Grazie. Ciao, volentieri, grazie. Lo dico a Gottardo, che così poi vi sentite tra di voi, bravi. Ciao Demone, ciao, un abbraccio. Ciao caro, ciao. Sono Stefano Iacobucci.